Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. A volte, quando ci fermiamo a contemplare la bellezza e la grandezza del creato, ci sentiamo così piccoli. Di fronte al miracolo della creazione siamo come un granello di sabbia nel deserto, come una goccia d'acqua nell'oceano. E allora, in che senso la parola di Dio parla dell'uomo come di colui che ha potere sul creato? Ne è forse signore e padrone? Può disporne a proprio piacimento? In principio, Dio creò il cielo e la terra, e Dio vide che era cosa buona. Tutto ciò che esiste è opera di Dio, è dono di Dio per l'uomo, e come tale richiede rispetto da parte dell'uomo, rispetto della vita in ogni sua forma, perché la salvaguardia del creato è essenziale per la pacifica convivenza dell'umanità. La noncuranza, o in alcuni casi addirittura l'abuso nei confronti della terra e dei beni naturali che Dio ha elargito, costituisce una grave minaccia per la vita stessa dell'umanità. È indispensabile, come ci ha ricordato anche Benedetto XVI, che si rinnovi e rafforzi l'alleanza tra uomo e ambiente, alleanza che è specchio dell'amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Il mondo non è il prodotto del caso o di un destino cieco, ma di un disegno d'amore, di un progetto sapiente e amorevole. E al vertice di questo progetto si collocano l'uomo e la donna, chiamati a dominare su tutti gli esseri viventi, a essere amministratori del creato proprio perché essi sono immagine e somiglianza del Creatore, perché chiamati a condividere, nella conoscenza e nell'amore, la vita di Dio. Quale fu la ragione che tu ponessi l'uomo in tanta dignità? Certo, l'amore inestimabile con il quale hai guardato in te medesimo la tua creatura e ti sei innamorato di lei. Per amore, infatti, tu l'hai creata. Per amore tu l'hai dato un essere capace di gustare il tuo bene eterno. Purtroppo, si deve constatare che una moltitudine di persone in diversi paesi e regioni del pianeta sperimenta crescenti difficoltà a causa della negligenza o del rifiuto, da parte di tanti, di esercitare un governo responsabile sull'ambiente. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha ricordato che Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli. L'eredità del creato appartiene pertanto all'intera umanità. Invece, l'attuale ritmo di sfruttamento mette seriamente in pericolo la disponibilità di alcune risorse naturali, non solo per la generazione presente, ma soprattutto per quelle future. Il degrado ambientale è spesso il risultato della mancanza di progetti politici lungimiranti o del perseguimento di miopi interessi economici, che si trasformano, purtroppo, in una seria minaccia per il creato. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Con la nascita di Gesù viene portato a compimento il progetto d'amore che Dio ha per l'uomo. Viene rivelato il suo disegno sull'intera umanità.
Per mezzo di lui, l'uomo ha la straordinaria possibilità di partecipare alla vita stessa di Dio. Gesù non è solo il dono più grande che Dio fa all'uomo, il sigillo del suo patto d'amore con l'umanità. È anche modello ed esempio per ogni uomo, cercatore della fede e collaboratore di Dio nella costruzione di un mondo sempre più bello e fondato sui valori del rispetto della vita. Ma un dono così grande non può restare inoperoso, chiuso dentro il cuore dell'uomo. Chiede con forza di uscire per le strade del mondo, chiede di essere annunciato, testimoniato, condiviso. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Anche oggi ci sono pastori che, dopo aver ascoltato l'annuncio dell'angelo, dopo aver visto con i loro occhi la verità di questa parola, diventano a loro volta angeli annunciatori di questo grande mistero di Dio. Uno di questi moderni pastori è padre Giuseppe Ambrosoli, medico e missionario comboniano, morto in Uganda il 27 marzo 1987. Tutta la sua vita è stata un dono per gli altri, sia come medico sia come sacerdote. Nei poveri e negli ammalati che arrivavano al suo ospedale sapeva vedere Cristo, che chiedeva a lui una risposta di amore illimitato e concreto, in un ambiente tormentato da guerre e divisioni. Non importa se non riuscirò a convertire quelli che sono lontani da Gesù. Resterà però sempre nell'animo loro una traccia, una breccia fatta dall'amore, non quello mio, umano, ma quello di Gesù, che ha infiammato il mio cuore. Devo vivere la carità di Cristo in ogni momento, in ogni ambiente in cui mi trovo. Nella sua opera di chirurgo, padre Giuseppe ha sempre prestato un'attenzione particolare alle donne, in quanto madri e quindi portatrici della vita. Riconosceva che quelle donne erano capaci di ogni eroismo pur di assicurare al loro bambino il diritto di nascere e di vivere. Celebrare il Natale oggi deve essere impegno per una vita più umana, una vita impregnata di relazioni autentiche, di rispetto del creato e della vita. Celebrare il Natale oggi deve essere impegno per una vita ricca di senso, capace di esprimere in gesti e parole la bellezza che deve brillare in ogni luogo avvolto dalle tenebre.